Salve ragazzi, è un po' di tempo che non faccio live, sono passati una decina di giorni mi sa. La settimana scorsa sono stato completamente assente tra PlayStation Experience, The Games Award, il news varie e tutto il resto, articoli da fare, insomma, sono stato un po' lontano. Qui il live è partito, lo posso mettere in pausa, perfetto. Avrei tante altre cose da farvi vedere, però non mi andava di farvi vedere nulla di... insomma, niente di recente, perché volevo fare un live un po' così, un po' più leggero, e quindi rieccoci con Fahrenheit, il terzo live, non so se l'ultimo, perché non credo riusciremo a finirlo oggi, però credo il penultimo, non più di tanto. Da oggi ricominciamo con i live, con la produzione live, se non tutti i giorni, quasi, perché domani ci sarà Batman, l'ultimo episodio della serie di Telltale, ci sarà... nei prossimi giorni poi farò sicuramente un live di Titanfall, anche perché vedete, c'ho la felpa di Titanfall, che cosa meravigliosa. Quindi poi, dato che è uscito il DLC gratuito di Titanfall, lo voglio provare, quindi magari facciamo un live insieme. Devo farvi vedere Dead Rising 4, che ho recensito con tanto di embargo e tutto. Anche quello mi è sfuggito, perché purtroppo sono stato un po' impegnato settimana scorsa per fare i live. Insomma, ci sono tante cose da farvi vedere, un sacco di indie c'ho su Xbox, quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Poi adesso inizio un periodo un po' più calmo, perché insomma, ci sono le feste natalizie, quindi possiamo fare anche più di uno, se non più di due live al giorno. Quindi ricominciamo con Fahrenheit, non mi ricordo neanche dove siamo arrivati, più o meno. Forse siamo arrivati a Lucas che scappava dalla polizia. Se non dico cretinate, siamo arrivati lì. Per chi insomma non ha seguito i due precedenti live, li trovate in replica su YouTube, sul canale YouTube di Console Tribe, quindi trovate... però credo che tutti quanti lo conoscono sto gioco, quindi non si perdono niente se non hanno visto i precedenti live. Ok, casa di Tiffany, manicomio di Bellevue, andiamo a casa di Tiffany. Vediamo un po' che succede, adesso non mi ricordo proprio nulla, devo essere onesto, adesso ho un piccolo buco di memoria, però sì, siamo Non arrivati al sapevo dove momento... andare. Siamo Ero poco dopo al esausto. Mi momento sentivo in come cui se Lucas stessi scappa dalla morendo per la fame o polizia. per il freddo. Speravo di potermi Dopo che riposare sarà un paio di ritrovata a giorni a casa, casa di insomma, quando Tiffany fa quella scena che per salta sul riprendermi treno. e capire il da farsi. Ero stato nel Allora, suo dovrebbe appartamento solo andare di una qua. volta prima. Ricordavo vagamente come arrivarci, ma ero I sicuro sottotitoli che non ci sono, giusto? Fatemi controllare un attimo. Io mi dimentico sempre di dire se ci sono i sottotitoli, ma se non sbaglio non ci sono. Perché avevo già visto l'altra volta, infatti non ci sono i sottotitoli, ragazzi, mi quella dispiace. fosse la strada. Eccoci qua. Ragazzi, ogni tanto un retro live ci vuole. Ragazzi, per la chat io ce l'ho sempre d'occhio qui a fianco a me, quindi per qualsiasi cosa scrivetemi, ditemi qualsiasi cosa. Se non la vedete su schermo non vi preoccupate, la tengo Un sempre altro d'occhio io di senza qua, tetto. perché preferisco avere Mi sembra che lo siano schermo ovunque che mi libero osservino. sulla PlayStation, sulla televisione, anche Forse perché non sto c'ho il televisore diventando enorme, ho un paranoico. televisore di dimensioni un po' ridotte, quindi preferisco avere tutto libero. La polizia. E di guardia Ok, tra all'appartamento poco di arriva la Tiffany. polizia. Ma certo, hanno pensato che potessi venire qui a Ah, giusto. nascondermi. Devo trovare un altro modo per entrare. Tiffany, che è l'ex ragazza di Lucas, se vi ricordate. Ciao De Bunis, benvenuto. No, adesso mi sta tornando un pochino in mente sto gioco. Avevo avuto un buco di un attimo, ma adesso mi sto cominciando a ricordare tutto. Ma io lo continuo a dire, sto gioco, nonostante alcuni difetti, nonostante sia invecchiato un pochino, perché sente il peso degli anni, soprattutto se giocate a Heavy Rain e Beyond, però narrativamente parlando secondo me resta uno spettacolo. Qualcuno non apprezza la parte fantascientifica, paranormale, però secondo me ci sta, perché comunque tu all'inizio vedi il tizio impossessato, quindi è comprensibile, diciamo, quella parte paranormale. La polizia. Polizia di Deve qui. esserci un modo per aggirarla. Magari ditemi anche voi in chat cosa ne pensate di Fahrenheit. Poi questa regia
e dividi lo schermo, un po' come succede nella serie 24, che è una delle mie serie poliziesche. No. Un attimo solo, dei Boomis, che voi scrivete nei commenti, io prima o poi li vado a leggere, non vi preoccupate, che quando ci sono i quick time event più tranquilli, devo semplicemente esplorare, i commenti li leggo all'istante, però voi scrivete sempre, che io poi ogni tanto ci butto sempre l'occhio, mi arriva la notifica, quindi state tranquilli. Beh, adesso ci dobbiamo muovere, quindi velocizziamoci. Dopo parliamo anche un pochino di PlayStation Experience e tutto il resto, perché è stata una... la settimana scorsa è stata molto ricca di cose, io non ho neanche avuto la possibilità di commentarla con voi. Un pochino sui forum ne abbiamo parlato, forum di Console Tribe ne abbiamo parlato, però... ne volevo parlare un po' con voi, però, prima... facciamo questa sequenza. Poi ci saranno comunque altri live per parlarne, però volevo togliermi sto pensiero perché c'ho alcune cose da dirvi. E ce l'abbiamo quasi fatta. Poi posso già dire, ragazzi, sempre a proposito di live, che settimana prossima ci sarà The Walking Dead, dovrebbe esserci, non vedo perché non ci dovrebbe essere, perché sono io l'omino Telltale della redazione, quindi sicuramente ve lo posso già dire, ci sarà quasi sicuramente al 90% la serie di live sulla terza stagione di The Walking Dead. Ci sarà The Division settimana prossima, perché ci sarà la nuova espansione che dovrò recensire su PS4. Chi altro ci sarà? Fatemi fare un po' di mente locale. Cioè io già so i live della settimana prossima, non so i live di questa settimana, benissimo. E altre cosucce molto molto interessanti. Stai giocando su PC o console? Sto giocando su PS4, caro The Boomis. Perché il gioco è disponibile con quella sorta di emulazione, che non è proprio emulazione, praticamente gli sviluppatori hanno preso Fahrenheit, l'hanno portato a 1080p col supporto dei trofei e della condivisione degli screen e tutto il resto, insomma. Non è neanche un remaster dell'appartamento di Tiffany. Dicevamo comunque, un ricordo legato a una demo, niente di più, però ricordavo che andavo matto, pieno di me sarebbe lì. Sì, anche io mi ricordo la demo di Fahrenheit, io mi ricordo che c'avevo un CD di Fahrenheit, cioè no, un CD dove ci stavano un sacco di demo. E ci stava sto Fahrenheit, io da lì un po' spostata. Mi innamorai di questo gioco, proprio da quel trailer. No, io qua mi sa che devo rompere prima la finestra. Niente da fare, è bloccata. Da quella demo e da quel trailer mi innamorai del gioco. Quando poi è uscito ero felicissimo perché non vedevo l'ora di giocarlo. Un gioco che comunque ha un pochino, come dire, ha segnato la mia carriera videoludica. Fahrenheit, perché è uno di quei giochi, fammi vedere se posso usare qualche altra cosa, no, forse è mattone, questa parte qua me la ricordo, è un gioco che nel bene e nel male ha segnato la mia carriera videoludica, perché poi io da qui ho cominciato a capire cosa volevo dei videogiochi, cioè io sono uno che ama molto le storie, quindi diciamo ha segnato un pochino il mio modo di giudicare i videogiochi, ecco. Diciamo così. Poi io certamente se c'è il gioco scanzonato lo gioco volentieri, però quando mi mettono la storia bella io esco fuori di testa, perché è una cosa che apprezzo sempre. Poi ne parlavo l'altra volta con gli altri ragazzi della redazione di Fahrenheit. Mi mancano le riviste con le demo allegate. Comunque, grande a portare una serie come questa, dato che nessuno le fa. Allora, prima di tutto grazie
per l'apprezzamento delle serie. Io cerco di fare, ragazzi, però lo sapete, tra recensioni e tutto il resto. Non ero fiero di intrufolarmi. Non è mai semplice perché le serie richiedono tanto tempo. E, insomma, ero a digiuno da quasi un giorno. O faccio le serie, iniziavo, o recensisco i giochi. Però quando trovo il momento libero cerco di farle. Ad esempio, c'ho la serie di Battlefield 1 in sospeso, perché avevo giocato i 2 episodi e basta. C'ho Batman Arkham Asylum, perché voglio giocarmi tutta la Batman, tutta la saga di Batman in diretta. Che tra poco mi ricordo adesso sta scena, va bene. Intanto lo facciamo riposare un po'. Dicevo, c'ho la serie, voglio farmi tutta la serie di Batman di Rocksteady, quindi c'ho già Arkham Asylum che l'abbiamo iniziato. Battlefield 1, poi sotto Natale ve lo posso già dire, ho intenzione di farmi tutti i giochi Remedy, quindi giocheremo Alan Wake, Alan Wake America's Nightmare e Quantum Break in diretta. A Natale c'ho sto obiettivo, devo recuperare gli Alan Wake perché sono giochi che mi sono rimasti qua, ho preso Xbox One solo per giocarmi gli Alan Wake. No, non solo per quello, perché devo recensire anche giochi su Xbox One, anzi voglio recensire anche giochi su Xbox One. Però ce li ho, quindi ne approfitterò sicuramente. Che facciamo? Ci sentiamo i messaggi della segreteria? Vediamo. Hai un nuovo messaggio. Un nuovo messaggio. Oggi, ore 10:41. Salve signorina Harper, Detective Carla Valenti, Dipartimento di Polizia di New York. Infatti, ecco. Vorrei farle qualche Lucas domanda. Lucas devastato dopo aver sentito questo messaggio. Porca miseria. Stavo dicendo, mi mancano le riviste con le demo nella guarda. Un pochino mancano pure a me, ma più che altro, più che le riviste con le demo, a me mancano proprio le demo. Perché ormai non c'è niente da mangiare. Cioè le demo non esistono non più, ormai si può dire che le demo sono le beta. Cioè le demo di oggi sono le beta, perché vi faccio un esempio, Steep, che tra l'altro abbiamo recensito oggi, la recensire il nostro Quetz, che è il massimo esperto di questi giochi in stile Steep, Skate, lui li adora, quindi andate a leggere la sua recensione. Mi diceva lui che praticamente Steep, le due beta di Steep, erano, se non erano il gioco completo, erano molto vicino all'essere il gioco completo. Solo che si tratta di Steep, è un gioco così grosso che davvero era impossibile da vedere tutto. Però già dalla beta tu volevi fare un'idea chiarissima di quello che aveva da offrire, offrire Steep. Quindi ormai diciamo che le beta stanno facendo quel lavoro lì. Ad esempio Titanfall 2, io ero già sicurissimo delle qualità di Titanfall 2, bastava vederlo in video. Ma poi quando ho provato le due beta di Titanfall 2, ve lo ricorderete anche voi in live, io ero estasiato. Poi quando è arrivato il gioco completo ero felicissimo, perché secondo me è uno dei migliori shooter della generazione. Intanto sta la televisione qua. E per un'opinione competente sull'argomento, diciamo, abbiamo qui con noi quest'oggi uno dei più rinomati esperti di civiltà maya, il professor Dimitri Kuriakin, dell'Università Mesoamericana di New York. Grazie per essere venuto. Se hai giocato la serie di Uncharted per la prima volta, io ha scritto un affascinante libro sui rituali maya e volevo chiederle se... Me li ricordo ancora. Anzi, la serie Uncharted, diciamo, è stata proprio la prima a cui ho dedicato tutta una serie di puntate in live. Questo professor Kuriakin. Perché era uscito Uncharted 4. No, doveva uscire Uncharted 4, anzi. Doveva uscire Uncharted 4, quindi mi era arrivata la Uncharted Trilogy da recensire. Io mi sono detto, ma quasi quasi facciamoci tutta la saga, facciamo un road to Uncharted 4 mentre aspettiamo appunto il quarto capitolo. L'abbiamo fatto, abbiamo fatto tutti i live dedicati alla trilogia di Uncharted. E poi quando è arrivato Uncharted 4 da recensire, ho fatto proprio tutto il gioco in 3 giorni, l'ho finito la proprio in live. Mi sta cercando. Mi serviva un posto in cui nascondermi minuto per qualche minuto, ora. Ecco, quindi Lucas, è stato che cosa bello ti è successo? Occuparsi della saga di Uncharted. Ho letto sui giornali che hai ucciso molte persone. È vero. Tutta la faccenda è molto complicata. Posso solamente dirti che non sono un assassino. So che non saresti capace di fare ciò di cui ti accusano, Lucas. Devi spiegare tutto, devi dirgli che sei innocente. Devo scoprire esattamente ciò che mi è capitato, Tiffany. È l'unico modo per provare la mia innocenza. Mm-hmm.
Lucas, è la polizia. Cosa facciamo? Senti, sono sicuro che vogliono farti solo qualche domanda. Tu mantieni la calma, Tiffany, e rispondi. Io mi nasconderò nell'appartamento. Vedrai, andrà tutto bene. Dove ci nascondiamo? Signorina Harper. Signorina, è in casa? Ce l'ho. Sì, un attimo. Sto arrivando. Fammi pensare. No. Questa è la doccia. No. Oh, abbiamo preso una vita, neanche me ne sono accorto. No, la doccia. L'armadio, me lo ricordo, mi sta tornando in mente. Nell'armadio, se non mi sbaglio, non mi vede. Eccolo qui. Rimani, possiamo... Lucas, non posso farli aspettare ancora, devo aprire la porta. Comunque, The Bunnies, se non l'ho giocato... Fahrenheit, io te lo consiglio. È un gioco un po' vecchio, un gioco che sente un po' il peso degli anni, perché comunque graficamente è invecchiato. Anche un po' come gameplay, come quick time event. Però come sono il detective Tyler Miles, polizia. Bello. Sto lavorando al Magari caso di Lucas Kane. Non lo prende a prezzo pieno. Risulta che voi due avevate una storia, vero? 10 euro, 15 euro per avevamo, un gioco dell'epoca di PS2. Ma ora è finita. Però l'ho preso in Ci siamo lasciati circa un mese fa. Solo, quindi ha avuto notizie di Kane di recente? Lo pagai 7 ha cercato euro, di contattarla? Dagli una possibilità. L'altro ieri sono andata nel suo appartamento per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato poco e poi non ci siamo più sentiti. Posso dare un'occhiata all'appartamento? Beh, è solo che... Ci vorrà solo un minuto. Prego. Adesso mi viene l'ansia, però se non mi sbaglio nell'armadio sono al sicuro, eh? Adesso devo fare pure silenzio, vedete, devo fare time event per non respirare praticamente, in stile Alien Isolation. Vedo che sta rimodernando. Sì, l'appartamento era un po' malandato, così ho deciso di imbiancarlo. Ci sto impiegando molto, con il mio lavoro ho poco tempo per... Lei che lavoro fa? L'infermiera. Lavoro all'ospedale St. John. Guarda, mi stavo cagando sotto, pensavo che venisse nell'armadio. Cosa è successo alla finestra? Oh, quella. Ho rotto il vetro mentre spostavo alcuni mobili ieri notte. Il vetraio ha detto che sarebbe passato a ripararlo in giornata, ma si sarà dimenticato. Che meriti. Siamo tranquilli, è andata. No, ma il quick time event dopo. Grazie della collaborazione. Qualcosa di esagerato. Nel caso Kane la contattasse, mi chiami subito. Ecco, ecco il mio biglietto. Poi ragazzi, a proposito di serie da fare, gli avevo promesso. Stia attenta, signorina. Kane è un uomo molto pericoloso. Di voler fare un nubo alle prese con i Dark Souls. Guardate che ho preso. Non so quando lo farò, eh. Sono davvero una pippa. Due giochi. Salve, mi chiamo Barney. Detective Carla Valente. Manicomio di Bellevue. È qui per vedere Ian. Adesso siamo spero. Con la detective. Lo trova Carla. In fondo al secondo corridoio a destra. Perché quando ha finito? Interrogare uno dei. Un altro blackout. È la sesta volta oggi. Aspettate, chi era qui? Non mi sorprende a mente, questo freddo. Meno male che l'ospedale ha un generatore di emergenza. Come certo, le dicevo, la bravo. Cella di Janos è in fondo al secondo bravo. Corridoio a destra. Non l'ho giocato, uno consiglio. Dei miei colleghi la sta aspettando per aprire la cella. Se poi ti piacciono i giochi all'Ivy Rain... Terrò gli occhi aperti. Non si preoccupi. Vai tranquillo, anche perché bene. I creatori sono praticamente Grazie, gli stessi. Barry. Sono i ragazzi di Quantic Dream. Sì, c'era un certo 4 in offerta. Non fino sapevo a, cosa mi sarei aspettata di trovare. Domani pomeriggio, se non mi sbaglio. Che in c'era un certo 4 in offerta. Su questo che... E comunque sì, se non l'avete giocato a un bel prezzo. Secondo me però
con qualche euro in più lo trovate anche retail. Secondo me, io magari l'avrei preso più retail, perché spendere 25 euro in digitale per me è sempre, cioè almeno questa è una cosa personale, quando si tratta di spendere retail in digitale io oltre i 15-20 euro non vado. Quando si tratta di andare 25 euro già ci penso due volte, magari vedo se trovo qualcosina nei negozi, magari spendo qualche euro in più, però c'ho sempre la scatolina in mano, ecco. Però Uncharted 4 è un'ottima offerta. Io comunque non mi ricordo dov'è che devo andare. Può essere quello, me l'ha detto pure, però non l'ho sentito. Quindi benissimo. Salve detective, l'aspetterò qui. Ecco. Perfetto, grazie. Uncharted è un capolavoro, l'ho recensito io, ci ho dato 95 su 100, sono ancora sicurissimo di quel voto. Io trovo scandaloso, poi ne parleremo, che ai Game Awards sia stato eletto come GOTY Overwatch. Lo trovo scandaloso. Non che Overwatch sia brutto, però c'ho tante cose da dire che mi hanno fatto incazzare come una bestia ai Game Awards. Vabbè. Magari cerchiamo prima di seguire un attimo la storia, anche perché non ci sono i sottotitoli, quindi se io parlo voi neanche sentite. Salve, Detective Carla Valenti, Dipartimento di Polizia di New York. Valenti. Sono pazzo, sa. Dirò cose senza senso. Ah sì, forse questo è uno di quelli vittime della possessione, diciamo. Forse per me un senso ce l'ha. Per favore, Anton, mi dica tutto quello che sa. Un uomo e una donna. Ecco, sì, in una lavanderia. Lei è un po' sovrappeso, a tratti ispanici. Infatti c'è tatuaggi sul braccio, avete visto? Un coltello in un occhio. Come fa a saperlo? Ero lì. Posso vedere attraverso i suoi occhi. Sono presente a ogni omicidio. Chi è l'assassino? Nessuno lo sa. Nessuno assiste. L'assassino non lascia nessuna traccia, ma io so che esiste, è in mezzo a noi. È quello che ha fatto il caso Kirsten, adesso mi sto ricordando che è uno di quei e lei, Anton, precedenti. Perché ha ucciso quell'uomo? Io non ho ucciso nessuno, sono stato solo il suo strumento. Sento la sua voce nella mia testa e vedo sempre sangue. Molto sangue, sempre, sempre! Oh, deve fermarsi! Ci sono stati altri omicidi identici, vero? Gli omicidi continueranno finché non troveranno la ragazzina. Perché? Perché uccidono? Ah, il mondo non è come crede. Il clan degli Okla controlla ogni cosa in grande segreto. Ci osservano, ci ascoltano, sempre! Registrano i nostri discorsi, sanno cosa facciamo, ogni attimo della giornata, sono ovunque. Cosa ha a che fare con gli omicidi? Vogliono il potere assoluto. Vogliono superare il limite della vita. Vogliono essere eterni. Beh, ora devo andare, Anton. Grazie per l'aiuto. È già troppo tardi. Moriremo tutti di freddo. Sarà l'alba di una nuova razza, la fine dell'umanità. Che poi tra l'altro fine dell'umanità. La storia, tutte le vicende sono anche strettamente collegate al freddo che sta colpendo New York, se non mi sbaglio. Sì, dovrebbe essere la città di New York. Ah, vuole conoscere il significato dei miei disegni. La risposta a tutte le domande. L'inizio della fine. L'alfa e l'omega. Tutto finisce. Colpita da un freddo incredibile. Per questo gioco si chiama Fahrenheit. Va tutto bene? Perché l'accompagno la temperatura raggiunta è meno non so quanti gradi Fahrenheit. Nah, sembra una cosa seria. La particolarità è che il gioco sembra che il nostro così, generatore di emergenza non sia scattato. Nulla di grave. Però a volte serve qualche minuto. C'erano problemi di intanto aspetteremo qui. Problemi con quel nome. Cos'è stato? Perché? No, diavolo! Le porte delle celle! Tutte ecco, le celle si sono aperte. Momento terrore. Il blackout deve avere disinserito il sistema di chiusura automatica. Cosa? Significa ecco, che l'ansia. I pazienti sono liberi di lasciare le celle senza Anton, che... Non si muova, non faccia alcun rumore. Non
Dobbiamo farci scoprire. Stia calma e aspettiamo che torni la corrente. Tranquilla, rimanga vicino a me. Assistente, l'hanno trovato. Devo andarmene, farò la stessa fine. Devo respirare con calma o perderò i sensi. Prenderanno anche me. Dicevo, il gioco doveva chiamarsi così, Fahrenheit, anche in America. Però c'erano problemi legati appunto con quel nome, perché se non mi sbaglio ci sta un film che si chiama Fahrenheit. Oh no, sento che ne arriva uno. Si avvicina. Ferma, Carla. E quindi in America gli diedero il nome di Indigo Prophecy. Per questo. Se n'è andato. In America è così un altro nome, però. Tanto qua ci sta il momento ansia, perché la nostra Carla Valenti in questo caso è uno dei personaggi, un personaggio che soffre di claustrofobia, quindi sta in un luogo chiuso al buio perché si è andata via la corrente, con i manicomi e con i pazzi nel manicomio ovunque, e quindi deve controllare il respiro. Tanto qua stanno inseguendo. Che cavolo! Ecco come è andata a finire. Mi sono lasciata sopra. Ho mosso male la levetta. Vabbè, epic fail. Epic fail assurdo. No, no, un'altra volta qua mi sa che ne arriva uno. Si avvicina. Ferma, Carla, rimani immobile. Ecco, la differenza rispetto ai V-Rain è che se in Fahrenheit il personaggio muore dovete ricominciare da capo, comunque c'è il game over. Invece nei V-Rain, vi ricordate, la storia proseguiva anche se poi morivano tutti e quattro i personaggi, perché c'erano dei momenti precisi in cui potevate far morire i personaggi. Ah, sotto ho fatto una cagata. Non mi dovevo più. Ecco come è andata a finire. Mi sono lasciata. Che bello vedere la scritta memory card. Che bello. Sento che ne arriva uno. Si avvicina. Ferma, Carla. Rimani immobile. Trattieni il respiro. Se n'è andato. Posso muovermi. È lì. Se n'è andato. Certo che questi fanno saltare la corrente e liberano i pazzi del manicomio con la senza corrente. Complimenti per il sistema di sicurezza, eh. No, ma complimenti, davvero. Barney! Barney! Oh, grazie al cielo è riuscito ad uscire. Non so cosa diavolo sia successo. Allora, il sistema di chiusura automatico ha aperto tutte le quando porte. Quando fai le live di solito? Così ti connetto tramite PC. Sicuro. Allora, innanzitutto mettimi il cuoricino su Twitch. Sì, Barney. Così quando sto faccio live ti arriva la notifica. Adoro giocare nascondino poi, al buio con un branco di assassini psicopatici. Poi, se vai su Console Tribe, stasera è stato un caso speciale perché ho messo la news alle 8, cioè non era neanche previsto su live, però mi sono trovato con la serata libera all'improvviso, ho detto vabbè, facciamo. Quest'uomo che avevo a malapena visto in TV era la mia ultima speranza. Non sapevo su Console Tribe io di solito verso mezzogiorno, insomma di tarda punto, mattinata, metto la news con i live del giorno in grado di dare un senso all'incubo in cui si era. Quindi se vai su Console Tribe di solito verso mezzogiorno, massimo l'una, trovi la notizia. Buongiorno, sai quando sono farò, un giornalista e ho un appuntamento live, con il professor Kuriakin. E con quale gioco il professore l'aspetta.
come ho detto già in apertura del live, sicuramente questa settimana qua, domani ci sarà Batman. Non so a che ora proprio Batman, perché dipende da quando mettono l'episodio da scaricare. Ci sarà Batman, mercoledì butterò credo Titanfall 2, ci saranno diverse cose, quindi mettimi il cuoricino su Twitch, così ci arriva sempre la notifica ogni volta che faccio un live, e poi vieni sempre su Console Tribe. Professor Curiakin. Così poi ti viene a leggere le nostre recensioni, le nostre news, tutto il resto. Mi chiamo John Cunningham, abbiamo parlato al telefono. Sono un giornalista e sto raccogliendo materiale per un articolo che sto scrivendo sulla religione dei Maya. Ah, sì, la stavo aspettando, giovanotto. Per quale giornale ha detto che scrive? Per quale giornale scriviamo? Freelance. In realtà sono un freelance. Scrivo articoli e poi li vendo a chiunque sia interessato a pubblicarli. Lo sa, è una cosa strana. Non so perché, ma la sua faccia mi è familiare. Chissà come. Ci siamo già incontrati altrove? Oh, sì, mi capita spesso. Credo di avere la tipica faccia che tutti dicono di avere già visto. È la faccia da serial killer. Sì, va bene. Allora possiamo anche incominciare. Da dove vogliamo partire? Allora, potrebbe parlarmi di Quecnitlan? Ma certo. Mi segua, glielo farò conoscere. Poi sempre su Console Tribe, trovi anche la pagina Facebook. Di fronte a lei, anche lì news e tutto Dio il resto, Maya, quindi ci sono anche i meme. Il serpente con su due Facebook, teste. Quindi stai tranquillo. Una testa è rivolta a tantissimi modi per seguirci, realtà. Insomma. Invece la seconda all'altro mondo. Bravo, cuore messo, grande. Aprendo entrambe le fauci, gli oracoli Maya riuscivano a vedere l'altro mondo attraverso il serpente. In quale modo si può indurre il serpente ad aprire le sue due fauci? Ricorrendo a un sacrificio umano, naturalmente. Si è tagliato. In questo modo l'anima liberata apre il passaggio. Quando praticamente ha fatto così, l'oracolo può usare questo canale per riuscire a vedere nell'altro mondo. Quando era impossessato dall'altra. Come si svolge la cerimonia sacrificale? Venga, glielo mostrerò. Questo dipinto, risalente al primo secolo avanti Cristo, raffigura una cerimonia sacrificale. L'agonia della vittima deve essere durata molto tempo, soprattutto per riuscire a mantenere le fauci aperte il più a lungo possibile. La vittima è stata pugnalata 3 volte e ogni colpo ha reciso un'arteria polmonare collegata al cuore. Mi dica, come si svolge la cerimonia sacrificale? Oh no, l'oracolo non deve mai macchiarsi con il sangue altrui. Questo è il motivo per cui sceglie una sorta di delegato. Esatto, ossia delegato, una persona dalla folla, in modo del tutto casuale. Questa persona diventa l'esecutore materiale. L'oracolo ne assume il totale controllo, riuscendo a manipolarla da lontano. Cos'è successo all'esecutore dopo il sacrificio? È impazzito e si è suicidato dopo aver portato a termine la sua parte del rituale. Un sacrificio Maya. Ecco cos'è stato. Ascolti, giovanotto, lei non è un giornalista. Chi è davvero? Chi è? Mi chiamo Lucas Kane. La polizia mi sta cercando per un omicidio che non ho commesso, ma io ero l'esecutore. È un assassino. Sono innocente. Ho pugnalato 3 volte qualcuno che non ho mai visto prima, recidendogli le arterie, proprio come lei ha descritto. Sta forse dicendo che esiste un oracolo Maya tuttora vivente? Ma questo è assolutamente impossibile. Mostrai un braccio, così mostrai. Ha mai visto questo simbolo prima? Questo è il simbolo di Quecnitlan. Gli esecutori si feriscono entrambi gli avambracci prima di dare compimento al sacrificio. Allora, è vero. Mio Dio, il codice aveva ragione.
Quale codice? Di che parla, professore? Non può rimanere qui. La sua foto è sul giornale che in questo momento sta leggendo la guardia. Sicuramente la riconoscerà. Forza, andiamocene di qui. Venga, le racconterò tutto. Un attimo, io qua ho visto la carta. Le carte sono collezionabili. Non mi ricordo che bonus danno, però. Se le troviamo. Ma no, le prendiamo sempre. Ma io stasera più che fare night avevo voglia di giocare a Titan. Grazie dell'aiuto, professore. Solo che voglio andare avanti con fare night perché voglio finirlo quanto prima. Adesso preparatevi che arriva il quick time event in cui Lucas fa il pazzo scatenato. Questo è il quick time più brutto con L1 R1 che ti uccide le mani e le dita soprattutto. E la... arrivi, ciao, uno che fa una cosa del genere, altro che Matrix. Beh, altro che Neo e compagnia cantante. Ecco, queste sono le cose che molti non hanno apprezzato di fare Night, però io la cosa che continuo a dire di una bambina. È che è una cosa sensata. Una profetessa. La risposta. Perché sin dall'inizio del gioco tu vedi il tizio in possesso aro, quindi va per forza nel paranormale. L'oracolo. Uccide. Io per questo lo continuo a difendere questo gioco. Nonostante molti lo criticano perché. Cito testualmente. Fare Night alla fine diventa un puttanaio. È giustificato. Cioè, la parte paranormale è giustificata, la si vede sin dall'inizio, quindi non capisco tutte le critiche che continuano a fare a Fare Night. Ma vabbè. Adesso non mi ricordo dove sta. Se non mi sbaglio, questa è una visione. Ah, eccoti. Non vedevo l'ora di conoscerti. Pochi uomini sono in grado di opporsi a un oracolo. Tu che cos'hai di tanto diverso? Questo è praticamente il tizio che si è impossessato di Lucas. Croma. All'inizio del... Hai il croma. Del gioco. Si spiega tutto. Come hai fatto ad acquisire tale potere? Non importa. Ciò che conta è che è giunta per te l'ora di morire. Perché io? Perché hai scelto me? Pura casualità. L'esecutore viene sempre preso tra la folla. È un grande onore per te essere stato scelto per servire Quakenitran. Cos'è il croma? Il croma? Che significa? La forza che ha creato l'universo. L'origine di tutto. Conferisce poteri straordinari a coloro che lo posseggono. Noi siamo arrivati con Google Chrome. Basta chiacchiere. Altri affari mi aspettano. Questa era pessima. Ci vedremo presto. Nell'altro mondo. Chi bintinna quenta onè. Ecco, la critica che si può fare a Fare Night è che sul finale in effetti diventa molto quick time based, cioè molto basato su quick time event. Proprio perché sul finale il gioco prende un ritmo proprio incredibile, cioè si alza proprio il ritmo della narrazione, c'è molta più esplicazione, quindi anche qui un pochino è giustificata la cosa.
attenzione al cagnolino qui. È un piccolo cucciolo. Ah, la vecchia. Agatha, ma come? Ascolta attentamente, Lucas. Qualcuno si sta servendo dell'oracolo per cercare una ragazzina. Un'anima pura, perfetta, mai incarnata. La sua venuta è stata predetta da un'antica profezia della storia umana. È lei che ti appare sempre in sogno. Devi trovarla prima dell'oracolo e nasconderla in un luogo sicuro. Presto, non c'è molto tempo e sono di nuovo sulle tue tracce. Ok, dobbiamo trovare sta bambina. Tanto i capelli a Lucas si stanno diventando sempre più bianchi. Devo informarti che siamo insoddisfatti. Molto insoddisfatti. Ti è sfuggito di nuovo. Prima nel museo. Un grave errore, il museo. E poi nell'onda. Ma la cosa peggiore è che ti sei mostrato a lui. E ciò per niente. È solo che non ero a conoscenza di alcuni fattori, miei signori. Quali fattori? Possiede il croma. È impossibile. Idiozia. Come poteva possederlo? Non lo so, ma sicuramente è come dico. È per questo che ha resistito ai miei attacchi mentali ed è riuscito a sfuggire alla polizia. Questo potrebbe costringerci a cambiare i piani. La cosa è seria. Molto seria. Non è tutto. Qualcuno è intervenuto. Che intendi dire? Mentre eri con lui nell'onda? Sì, mio signore. Qualcuno ha respinto tutti i miei attacchi a Kane, proteggendolo. Non era uno dei nostri. Sicuramente no. No. Credo si trattasse di qualcun altro. Il suo croma era diverso. Un altro clan? Non è possibile. Siamo rimasti soltanto noi. Abbiamo un rivale che sta cercando la bambina Indaco come noi. Dobbiamo impedirgli di trovare la bambina. Sarebbe una catastrofe. Un disastro. Kane è dalla sua parte. A meno che non lo stia solo usando. Lui è la chiave. Lui vede attraverso i nostri occhi. Non deve trovare la bambina. Devi risolvere questo problema. Definitivamente. Ho già preso provvedimenti. Molto presto non sarà più un problema. Vedi di non deluderci. Puoi andare. Dio, secondo me se arriviamo a mezzanotte sto gioco forse riusciamo a finire. Però dobbiamo arrivare tardi. Facciamo un live bello lungo. Secondo me ce la facciamo. Ancora nella chiesa di Marcus, non c'è un attimo da perdere. Devo avvisarlo, altrimenti morirà. Meglio aspettare, Carla. I rinforzi arriveranno presto. No, no. Questa volta la polizia sta qui. Alla reception mi hanno detto che è in questa camera. Non la farà franca. Spero che l'uomo che ha detto di aver riconosciuto la foto di Kane sul giornale non si sia sbagliato. Non ci vede bene. Non riconoscerebbe sua madre a un palmo di naso. Troveremo la risposta nella camera 369. Vediamo se ti devi prendere la giacca o qualcosa. Ah, dobbiamo avvisare il fratello. Giusto. Rispondi, Marcus, allora, rispondi, rispondi. Ovviamente. Salve, no. Figliolo. Non rispondo. Cosa posso fare per te? Signore, come posso aiutarla? Dove si nasconde? Marcus! No! L'epilogo della mia storia. Cavolo. Dicono che ho perso il controllo, che non sono responsabile è vera delle sta cosa, mie perché azioni. Se praticamente... Mi hanno rinchiuso nel manicomio di Bellevue per il resto dei miei giorni. Il livello di depressione del personaggio scende sotto lo zero. Praticamente succede che lui diventa pazzo, ecco.
quindi ho fatto la cagata io lì praticamente. Dobbiamo richiamare il prete. Vediamo. Rispondi, Marcus, rispondi! Salve, figliolo. Sarò da te tra un attimo. Vado a rispondere al telefono. E intanto gli altri stanno nella stanza di Lucas. Quindi io ho il telefono di qua. Cattedrale di St. Paul. Marcus, si trova in chiesa. Non farlo avvicinare a te. Lucas? Sei tu, Lucas? Che succede? Vedo attraverso gli occhi dell'oracolo. Vedo che è nella tua chiesa. So che è lì adesso. Ma che cosa può volere? Ecco. Ah. Niente, raga, non ne usciamo vivi, eh? L'epilogo della mia depressione massima. Anzi, scusatemi, ma mi è arrivato pure un messaggio intanto. Il bello della diretta, ma a questo devo rispondere, ragazzi. Beh, tanto qua so già quello che devo fare. Rispondi, quindi. Marcus, rispondi! Salve, figliolo. Sarò da te tra un attimo. Vado a rispondere al telefono. Cos'è il telefono? Cattedrale di Sint'Agata. Marcus, si trova in chiesa. Non farlo avvicinare a te. Lucas? Sei tu, Lucas? Che succede? Non ho tempo per spiegarti, Marcus. Scappa subito e chiudi bene a chiave tutte le porte. Ti supplico, fai come ti dico. Oh, andiamo, Lucas. Allora, fa come ti dico. Allora, dobbiamo chiudere la porta. Secondo me non serve a niente. No, devo andare al telefono. Bene, mi sono chiuso dentro. Ora mi spieghi che sta succedendo? Chiama la polizia e non uscire finché non arriva. Lucas. 369. Ci siamo. Adesso non so se ci avete fatto caso come stava scritto il 9. È un 6 capovolto. Sì. Fermi tutti! Oh, ha fatto una plastica dopo aver fatto questa foto? Oppure non è lui? Dannazione! Che diavolo è successo? Calmati, dolcezza. Questo credo ci sia stato un piccolo malinteso. Censura sicuramente questo video. Ops, caduto Tyler, è la camera sbagliata. Eh? Deve esserci un'altra camera 369 lungo il corridoio. 368. Lì qua. E lui se n'è andato. Credo proprio che se la sia squagliata. Lo troverò. È un classico. Accidenti. Quando sbagli stanza c'è qualcuno su, che... andiamo. Fa cose sadomaso, sempre. Intanto lui è diventato l'equilibrista. Chi è? Telefono. Lucas! Dammi venire qui! Subito! Dicono che mi uccideranno se non vieni! Sono nel vecchio parco dei divertimenti! Ti prego, Lucas! Sbrigati! Sono... Ora avrai capito che non sto scherzando. Quindi, non tardare.
Dai, dai, voglio cercare di finirlo oggi. Se corro forse stavo andando incontro alla morte. Tutto ciò che avevo passato da quando ero entrato in quella tavola calda, tutto riconduceva a quel momento. Anche perché adesso il ritmo della narrazione è molto più veloce. Ero stanco di combattere, di correre e nascondermi. Avrei perso comunque. Non è lento come era all'inizio. Era soltanto una cosa. Bisognava esplorare, bisognava investigare. Dovrei salvare la vita di Tiffany. Dopodiché c'è molta più azione. Avevo deciso che non mi sarei più opposto al mio destino. C'è un corvo intanto. Lucas! Lucas, aiutami! Un attimo. Tiffany, è in cima alle montagne russe. Devo trovare un modo per arrivarci. Che strano. Ho l'impressione di aver già visto quell'uomo da qualche parte. Un barbone. Il barbone, basta, non dico niente. Mi rimettono alla mente un'altra cosa del barbone. C'è una carta. Lucas! Lucas, aiutami! Allora, praticamente qui dobbiamo servire il corvo. È un corvo. Capito, un attimo, questa telecamera non mi aiuta adesso. Ma di qua. Se non vedo il corvo, così. Ah sì, sì, di qua, di qua, di qua. Allora, sei in cima alla montagna russa, devo fare qualcosa per... Ah, ecco, c'era la porta. Lucas, no? Aiutami! La giostra. Tassello 1 e tassello 1 per mantenere il cursore al centro, vabbè, come... Queste sono le cose più brutte di tutto il gioco. Questo cavolo di L1 ed R1. Dai, veloce Lucas, non mi fa bestemmiare. Ecco. L'epilogo della mia storia. Ufficialmente è stato un caso. Vabbè. Ma ci mette 3 ore, porca miseria. Non c'è un altro modo, eh? Sì, dai, andiamo. Oh! L'avevo premuto il tasto, lo giuro. L'epilogo della mia storia. Ufficialmente è stato un caso di suicidio. Sì, ufficialmente è stato un caso di suicidio. Come no? Dai, dai.
d'oro che ti fanno dinanzi. Questo è oro, appunto. Quelli sono oro. E qua posso di oro. E mi è venuto lo spizio di tornare su Resident Evil 7, che io dopo il primo live della demo non l'ho più toccata. E ne sono uscite altre due parti, della demo. Magari sotto Natale un horror, un live di paura lo possiamo fare. Lo facciamo a Natale. Mentre gli altri mangiano il panettone, io gioco a Resident Evil 7. Ti auguro un buon viaggio all'altro mondo. Lucas super stressato, adesso sarà morto, chissà che. L'oracolo o Lucas? Vediamo l'oracolo, va? Vediamo che succede. È morto, miei signori. Bene, okay. Molto bene. Adesso devi trovare la bambina Indaco il più in fretta possibile. Non c'è molto tempo. Le visioni stanno diventando sempre più nitide. Ho quasi individuato la posizione. Fai in fretta, manca poco tempo. La bambina non deve sfuggirci. La profezia deve essere compiuta. Puoi andare. Bene, bene, finita. Ora non possiamo che aspettare. Non ci vorrà molto. Perfetto, tutto è andato secondo i piani. Avverto un altro segnale. Attività cerebrospinale. Credo che stia sognando. Chi siamo? Ah, adesso siamo... tornare indietro. Sì, adesso si spiegano un po' di cose adesso. Il croma, tutta quella roba lì. Solo che sti flashback come... cioè, vado vero e proprio, sono abbastanza tediosi. Ah, dobbiamo svegliare il fratello, mi sa. Sì, dobbiamo svegliare il fratello. Svegliati, Marcus, è ora. Presto, non abbiamo molto tempo. Sei sicuro di volere andare, Lucas? Potrebbe essere pericoloso. Dobbiamo essere pronti a tutto, Marcus, giusto? Forse troveremo una navicella spaziale aliena lì dentro. Oppure la tomba di un antico re con tutti, sì, i suoi tesori. O un gigantesco Lucas dinosauro fratello, ibernato. Genitori di... E se ci fosse un'arma segreta per conquistare il mondo? Forza, spieghiamoci. L'hangar sarà ben difeso. Meglio andare se non vogliamo farci scoprire da mamma e papà. Infatti adesso ne renderete conto. La seconda volta che utilizziamo Lucas bambino, perché la prima volta l'abbiamo utilizzato quando ha giocato a nascondino con i suoi amici e la... non siamo riusciti a salvare tutti i ragazzini. Adesso dobbiamo stare attenti al... no. Allora, io sto di là. Dobbiamo arrivare dove stanno le X. Ah, qua. Fermo, sparo! Non spari, signore! Siamo solo dei bambini. Siamo i fratelli Kane. Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Torna immediatamente a casa. Sei pazzo, Lucas. Fortuna che ci ha lasciati andare. Ma se dovesse ripescarci, non la passeremo tanto liscia. Fai come vuoi, Marcus. Io ritorno lì. Lui non le morda. Quindi mi sa stavolta proviamo a passare di qua. Fermo, sparo! No, io di qua bisogna stare. Solo che questa telecamera non ti aiuta. Anzi, guarda, non c'è un po' di fastidio al naso. Non è neanche dentro il naso. Fortunatamente, ma sopra il naso. Infatti c'è un segno rosso che... dà un po' fastidio.
Fermo, sparo! Allora, fammi vedere un attimo, dai. Allora, sta questo qua. La partenza è buona, lo devo vedere dopo, possiamo rivedere un attimo come. Passiamo di qua. Poi. Raso al muro non possiamo perché è troppo. No. Eh sì, quello sta praticamente di qua. Fermo, sparo! Vabbè, non l'ho capito come cavolo devo passare. Allora, se andiamo di qua, questa mi dà il rompipalle qui. Quindi, no, di qua per forza. Ok. Poi. Poi. Allora ci sta quello. Fermo, sparo! Dobbiamo vedere il suo sguardo verso dove è rivolto. Mi sa di sì. No, per forza di qua, però quando lo inquadra il soldato dobbiamo stare attenti a dove rivolge il suo sguardo, e quando non lo rivolge verso di noi ci possiamo muovere. Perché... sì, è abbastanza rigoroso questa parte, me la ricordo anche nel gioco originale. Fermo, sparo! Passa pure la luce. Cosa diavolo ci fai qui fuori a quest'ora? Torna immediatamente a casa. Dicevo, anche nel gioco originale l'ho sempre odiata a sta parte. Giusto, quei tassi dorsali si può muovere delle camere. Ragazzi, vedete quanto è vecchio sto gioco, anche sta cosa mi ricordavo. Benissimo. Fermo, sparo! Ragazzi, per forza di qua devo andare, perché ti dice il soldato che rompe le scatole. No, per forza di qui. Però sto attento a quel soldato. Asta fa. Porca miseria. Adesso ne esce un altro sicuramente. Eccolo qui. Un soldato, nascondiamoci. Pareti invisibili. Maledetto. Fermo, loro. Sparo! Sì, senza che ci facciamo il giro, appunto, tanto ce lo siamo imparati. Possiamo andare. Sì, qua praticamente bisogna imparare i pattern dei nemici. Per passare avanti, perché è abbastanza schematica la cosa, solo che se non vi ricordate non le affrontate piano piano. Un soldato, nascondiamoci. Soldato.
larga adesso la cosa. Non possiamo proseguire. Quel soldato ci sbarra la strada. Uno di noi potrebbe sgattaiolare le sue spalle e trovare un modo per evitarlo. Mi ricordo, a me questa sequenza, sapete cosa mi ricorda? C'era un gioco su PS2, ispirato al film La Grande Fuga. E c'erano delle meglio sequenze... Meglio aspettare Marcos prima di andare. Come meglio aspettare Marcos? Ah. E c'erano appunto delle sequenze... In pratica il gioco era ambientato nella prigione tedesca, non mi ricordo comunque. E comunque c'erano queste case così, no? Quindi voi potete nascondere anche sotto alle case per passare. Era fatto molto bene. Cioè, è un bel ricordo, poi io all'epoca non ci capivo molto di videogiochi. L'unico modo per raggiungere l'hangar senza essere visti è arrampicarsi sul palo del telefono e avanzare lungo il campo. È impossibile. Epoca di PS2. Il palo si trova proprio davanti alla guardia. Lo so, ma non c'è altro modo. Ascolta, cercherò di trovare il modo per distrarlo. Nel frattempo tu corri e arrampicati sul palo. Farò in modo di darti abbastanza tempo. Un po', ok, ma come farai ad entrare? Ti aspetterò a casa. Mi racconterai tutto quando torni. Almeno in questo modo scopriremo se c'è veramente un disco volante nell'hangar. Allora, il fratello ogni tanto diventa una cosa buona. Tutto nelle tue mani, Lucas. Ehi, cosa credi di fare qui? Cerco il mio gatto, signore. È scappato di casa. Stava rovistando nell'immondizia, ma è corso via prima che riuscissi a prenderlo. Sei uno dei figli di Kane, vero? Torna a casa, ragazzo. Non dovresti andare in giro da solo a quest'ora. E il mio gatto, signore? Ci penseremo domani. Adesso vedi di tornare a casa. Mi sono attenti sempre alla luce, ovviamente. Aspetta. Qui. L'abbiamo fatta. La parte brutta ormai dovrebbe essere passata. Adesso c'è quella parte onirica, se non mi sbaglio. Un po' così. No, no. Fermo, sparo! Cosa diavolo ci fai qui fuori? Maledetti, mi hanno preso. Ma possiamo farcela. Possiamo farcela. Anche perché fortunatamente esistono i checkpoint. Fortunatamente che siano benedetti. Vive checkpoint, ragazzi. Che Dio li benedica. Camminare più. Cosa diavolo ci fai qui fuori? Cavolo. Devo camminare più raso al muro. Porca miseria. Thank you.
Se cammino qui vicino al muro non mi becco, quindi sono tranquillo. Vediamo. Sì. Sto senza pensiero. Ok, ecco qui. Sì, la grande sicurezza dell'esercito è molto efficiente. Qui tra l'altro, se non mi sbaglio, c'è delle Converse. La carta, no, non c'è la carta. Lascia così? Mi sa che dopo. Ah, cavolo. Quando ho ricevuto la telefonata, non ho esitato un secondo. Sono venuta qui senza avvisare nessuno, nemmeno Tyler. Tutto ciò che sapevo era che dovevo recarmi sulla tomba di qualcuno sepolto quella stessa mattina. Tiffany Harper, l'ex fidanzata di Lucas Kane. Ah, è morta lei, non me la ricordavo questa cosa. Brava persona. Non aveva niente a che fare con tutto questo. Ne ha di coraggio, signor Kane. Chiamarmi per chiedermi un incontro quando tutta la polizia del paese le sta dando la caccia. Non me lo sarei aspettato. Cazzo, guardate come si è conciato. Vede, la sua indagine ha troppi lati oscuri per potersi accontentare della versione ufficiale. È venuta qui perché pensa che potrei conoscere le risposte alle sue domande. Sì, ragazzi, comunque forse ce la faccio a finire. Che strano. Dalla sua bocca non esce alcun vapore quando parla. È come se il suo respiro fosse già gelido. Allora, avanti. Chi è il vero assassino? Non so il suo nome. Non immagino neanche se sia ancora vivo. Tutto ciò che so è che è un oracolo Maya, che può cancellare ogni traccia della sua esistenza dalla memoria di chiunque lo veda. L'oracolo non agisce da solo. Vero? Appartiene ad un clan segreto che ha riunito gli esseri più potenti della Terra. Il loro potere non ha limiti e faranno di tutto per trovare la bambina Indaco. Parla del clan degli Okra? Lei lo conosce già? Ho incontrato uno degli assassini in un manicomio. Ha parlato del clan degli Okra. Tutto questo è incredibile. Ma la sua storia è coerente e sembra coincidere con quello che già so. E lei? Che ruolo ha in tutto questo? Io sono stato una vittima casuale dell'oracolo, niente di più. E il suo appartamento? Quando siamo venuti ad arrestarla, le pareti erano coperte di simboli rituali e articoli sull'omicidio ritagliati dai giornali. Era stato tutto preparato per rendermi il sospettato ideale. L'oracolo e il clan degli Okra erano dietro tutto questo. Come ha scoperto tutto questo? Lo so, punto e basta. La domanda non è se quello che dico corrisponde a verità. La domanda è: lei mi aiuterà? Aiutarla? Perché dovrei aiutarla? Per la stessa ragione che l'ha spinta a venire qui questa mattina senza informare nessuno. Perché sa che sto dicendo la verità. Perché se non facciamo subito qualcosa, il freddo paralizzerà l'intero pianeta e non ci sarà più un domani. Ecco, a proposito. E se quello freddo, che dicesse è vero, cosa verso, possiamo no? fare? Nessuno ci crederebbe. E se l'oracolo ha davvero tutto questo potere, come possiamo fermarlo? Trovando la bambina Indaco prima di lui e nascondendola in un luogo sicuro. Sa dove si trova? Non ancora, ma la troverò. Vedo attraverso gli occhi dell'oracolo durante le sue visioni. Se la vede, la vedrò anch'io. Tutto questo è assurdo. Non riesco a credere di essere seduta qui a discutere
su come salvare il mondo con un fuggitivo ricercato da ogni dipartimento di polizia del paese. È libera di scegliere da che parte stare. Può arrestarmi, o può fidarsi di me e aiutarmi a salvare la bambina. Ma deve decidere in fretta. Non mi resta molto tempo. Cosa dovrei fare? Se sta mentendo, significa che sto aiutando un assassino e andrò in prigione. Ma se sta dicendo la verità, devo aiutarlo. Quindi, o lei è un pazzo, o è una specie di eroe. Nessuna delle due cose. Ero solo nel posto sbagliato al momento sbagliato. La sua mano è fredda come il ghiaccio. Allora, ce la facciamo a finirla. Sì, credo un altro letto lo riesco a finire. Allora, prendiamo con Tyler, che non lo vediamo praticamente da una vita, anche se già so quello che succederà adesso. Quasi tutto il paese è rimasto senza acqua ed energia elettrica. L'esercito si è mobilitato per offrire riparo e beni di prima necessità, ma il freddo e la neve rendono impossibile qualsiasi spostamento e le tempeste hanno costretto a chiudere ogni aeroporto del paese. Gli scienziati non sono in grado di spiegare le cause di questa ondata di freddo che sta attanagliando l'intero pianeta. Le temperature continuano a calare in tutto il mondo, mentre le autorità valutano... Bene, il nostro lavoro è finito. Ora tocca all'esercito aiutare la popolazione. Carla, dovresti dormire un po', non chiudi occhio da 2 giorni. Dovrei scaldarmi per riuscirci. Sono un blocco di ghiaccio. Già. Ascolta, possiamo parlare seriamente, Carla? Credo che sia arrivato il momento. Ho l'impressione che tu mi stia nascondendo qualcosa riguardo a Kane. Chissà che ho ragione. Cosa. Sì, ammettiamo, hai ragione. L'ho trovato, meglio. Ma credo che sia innocente. Non ti ho detto niente per non coinvolgerti, Tyler. Ce l'hai con me? No, certo che no. E poi con quello che succede ora credo che non abbia importanza. Comunque, finché agisci nel giusto, vedrai che andrà tutto bene. Questa è la ragazza di Tyler. Sam, che ci fai qui, tesoro? C'è un treno che parte tra un'ora per la Florida. Passerà molto tempo prima del prossimo. Io sarò su quel treno, Tyler, con o senza di te. Se mi ami, lascia la polizia e vieni con me. Quando il freddo sarà finito, potremo continuare la vita di sempre, la nostra vita. È ora di prendere una decisione, Tyler. Che facciamo? Rimano? O esco? Usciamo. Io ti amo troppo, Sam. E non rinuncerei a te per niente al mondo. Oh, Tyler. Temevo proprio di averti perso. Per amore questo è altro. Però certo che il gioco in queste occasioni non ti arrivo neanche il tempo minuto. Di pensare. La barra faceva... Così era velocissima. Almeno dammi un minuto per pensare. Non mi caso cosa qui... Cioè, uno solo prende il tempo per rispondere in queste occasioni, no? Passa Carla, di qua. Stare qua. Tanto... Vabbè, ve lo posso dire. Carla, io... Fin tanto che si fa ciò che si crede giusto, rimanere qui, nulla può andar male, lo... no? Buona lo fortuna in Florida, Tyler. Ragazza, a Tyler non succede nulla. Cioè, nel senso che adesso a Tyler, comunque, a prescindere da quello che decidevamo, non lo vedevamo più. Ecco la bambina Indaco. Ragazzi, ci siamo, eh. Me lo ricordavo un po' più lungo il gioco. Invece 6-7 ore secondo me più o meno ce la facciamo. Orfanotrofio Sant'Thomas. Il quadro ce lo dobbiamo ricordare. Con la Madonna e il bambino. Il bambino di Gesù. Certo, cavolo, ci stanno ospiti tutti presenti in mutande.
bene così. Ma sono proprio. Meno 55 gradi, ragazzi, è pochino. Ci siamo. È un miracolo che la macchina cammina, secondo me. L'oracolo ha visto la bambina, proprio come me. Verrà qui a cercarla da un momento all'altro. Devo assolutamente precederlo. Aspettami qui, non ci metterò molto. Andiamo. Non c'è tempo da perdere. Devo trovare la bambina prima dell'oracolo. La monaca? Signore? Signore, non può entrare lì! Andiamo le retta. Devo sbrigarmi. Allora. L'oracolo sarà qui da un momento all'altro. Quadro con la Madonna e il bambino e il Gesù. È questo, quindi la stanza è questa. Non può entrare! Eccolo qui lui. Ti ho visto nei miei sogni. Devi venire con me. Dobbiamo andarcene immediatamente. Sembra assente, come se fosse da tutt'altra parte. Niente. Un pazzetto noi lo portiamo. Ragazzi, adesso inizia una scena che è spettacolare. Così? Sei ancora vivo. Non so come tu abbia fatto, ma non ha alcuna importanza ora. Dammi la bambina. Io ti garantirò una morte rapida. Se la condurrai dai tuoi padroni, useranno i suoi poteri per ridurre in schiavitù la razza umana. La cosa non ti riguarda. Sarai morto prima che ciò accada. Dammi la bambina. Non ho tempo di giocare con te. Adesso ti lascio qui. Tu non devi muoverti, hai capito? Presto tornerò a prenderti. Spero. Scranchiamo le mani perché adesso iniziano lì quelle sequenze che... è da fuori di testa. Guardate, ragazzi. Abbiamo fallito. Cavolo. Altro che Naruto e compagnia cantanti, eh. No. E poi queste vite neanche se le... quello è il problema. Ecco, poi secondo me, non dico problema del gioco, secondo me a un certo punto c'è stato quel buco di trama dal momento in cui
poco prima che lui chiama Carla, insomma, prima della parte del cimitero che abbiamo visto. Secondo me lì c'è un piccolo buco di trama. Ci deve essere un'altra sequenza che i suoi non hanno messo, perché si trovate lui che diventa un figo assurdo a combattere in mano, senza neanche rendersene conto. Cioè, come è avvenuta la sua trasformazione? Dragon Ball proprio non è niente a confronto. Guardate con che scioltezza. Anche la parte in cui corre sul muro. Infatti, eccola. È trash, chiamatelo come volete, però è fantastico. Come dicono molti, Diavolo diventa un puttanaio, ma bellissimo questo puttanaio. L'abbiamo fatta. Spariti così. Abbiamo perso due vite però, peccato. Peccato solo per quello. Sono fatte le 10:30, secondo me un'altra oretta ce la facciamo, sì sì. Hai trovato la bambina. Agatha. Il destino dell'umanità per i prossimi 10.000 anni dipende dal destino di questa bambina. Una nuova età dell'oro, pace, sicurezza o del ghiaccio, del terrore, della morte. Abbiamo fatto proprio bene a scegliere te. Tu non sei davvero Agatha, vero? Sì, proprio così. La povera Agatha è morta nel suo appartamento. Abbiamo solo preso in prestito il suo corpo in modo da poter comunicare con te. Cos'è successo al parco dei divertimenti? Non ricordo nulla dopo il crollo delle montagne russe. Non sei sopravvissuto alla caduta. Abbiamo trovato il tuo corpo e lo abbiamo resuscitato. La verità no, no, loro è... lo spiegano. Che sei morto, Lucas. Non mi ricordavo sta cosa. Ma avete riportato in vita? Abbiamo alcune abilità che potrebbero sorprenderti. Riportarti in vita non è stato nulla di eccezionale per noi. Era vitale che ci portassi la bambina Indaco e ce l'hai fatta. Ora possiamo nasconderla in un luogo sicuro. La tua missione è riuscita. No. Non mi fido di voi. Jade resta con me. Stai commettendo un grave errore, Lucas. Dovrò proprio ucciderti. Yeah.
scordato un piccolo dettaglio. Quando ti abbiamo riportato in vita, abbiamo aggiunto un modulo nella tua corteccia. È impossibile ucciderti poiché sei già morto. Io posso però annientarti. Un semplice tocco da parte mia e tu sarai cancellato per sempre. Non serve a nulla resistere. Ora io ti controllo. Dai. Sì, anche il fatto di accetto rifiuta me la ricordavo, ragazzi. Poi purtroppo il gioco mette poco tempo a volte per fare queste scelte. Avanzati, Lucas, presto! Presto, da questa parte! Non posso neanche spiegarvi le cose, praticamente. Quelli del KGB i russi sembrano. Mi ricordavo che succedeva qualcosa di brutto nel caso accettassi, nel caso avessi accettato. Scusate se ogni tanto parlo una lingua che non è italiano, per questo ho rifilato. Non mi ricordavo cosa succedeva, però era qualcosa di brutto, infatti ne ho avuto conferma. Questo gioco l'ho finito all'epoca meno un paio di volte, come minimo. Poi era quel periodo in cui non si compravano tanti giochi, comunque ero più piccolo, avevo tutto il tempo del mondo. Quindi alcuni giochi, quelli che mi piacevano tanto, tendevo a finirli più e più volte. Una cosa che è capitata sicuramente quando sei ragazzini, comunque, no? Poi era uno che giocava a poche cose per tanto tempo. Cioè un gioco che lo faceva durare tantissime ore, anche un gioco così breve, perché tendevo appunto a rigiocarlo. Mentre adesso gioco a tante cose perché con PS3 io ho allargato tantissimo il mio genere, il mio spettro, diciamo, di generi videoludici. Ad esempio su PS2 non giocavo gli RPG, c'erano tanti generi di giochi che a me non piacevano perché comunque ero piccolo, insomma non riuscivo a giocare. Invece con PS3 davvero ho cominciato a giocare gli shooter, gli RPG. E per questo molti hanno sempre criticato la generazione PS3 360, io però invece sono molto legato a quella generazione perché mi ha fatto crescere dal punto di vista videoludico. Quindi viva PS3, viva 360. Così è lei. Questa è la bambina Indaco. Il suo nome è Jade. Non parla. Ho la sensazione che per il momento ci stia osservando. Tu conosci quell'uomo? No. Mi ha detto solo che dovevo seguirlo. Allora, che facciamo adesso? Non abbiamo molta scelta. C'ho la mano mezzo distrutta per questo evento. Bellina la bimba, però. Poi somiglia un po' a Carla. Sarà che poi questi giochi si somigliano tutti i bambini, tutti alla fine, perché i modelli poligonali quelli sono. C'è anche il prete. Lucas, sei sano e salvo. Marcus, come sei arrivato qui? Sono venuti a cercarmi. Mi hanno spiegato tutto, Lucas. Adesso so con certezza che non sei impazzito. Spero che potrai perdonarmi per aver dubitato di te. Non potevo immaginare che tu fossi davvero... Di che stai parlando? Il nostro ospite ti spiegherà tutto. Ecco il barbone. Adesso... Benvenuto nell'accampamento degli invisibili, Lucas. Vieni a sederti vicino al fuoco. Tanto lui è morto, il fuoco non gli fa nulla, però va bene. Buonasera. Sì.
Invisibili. Vi chiamate gli invisibili? Molti di noi sono senza tetto. Sebbene siamo sparpagliati in tutte le città, nessuno fa caso a noi. Questo ci permette di vedere senza essere visti e portare avanti la nostra opera in incognito. Cosa sai a proposito del croma? È una forza energetica naturale, come la gravità o il magnetismo, ma è infinitamente più potente. Tu sei in possesso di questa forza, Lucas, e ne hai scoperta solo una piccolissima parte. Che cosa sai della bambina Indaco? È una bambina perfettamente pura, la cui anima non si è mai incarnata. La sua venuta è attesa dall'alba dei tempi. E questo freddo che ruolo ha in tutta la faccenda? Il freddo è il conto alla rovescia finale della profezia. Se la bambina Indaco non rivela il messaggio prima che venga tutto coperto dal ghiaccio, la razza umana è spacciata. A quel punto sarà l'apocalisse. L'intero pianeta sarà paralizzato dal freddo. E in pochi giorni nessuno resisterà più alle temperature glaciali. Sarà la fine di tutto. Chi si cela realmente dietro il clan degli Okra? Nessuno lo sa con certezza. Si dice che ve ne siano cinque. Cinque alla guida del mondo. Amministrazione, polizia, esercito, finanza e media. Queste potenze controllano tutto. Nel corso dei secoli, il clan degli Okra ha costruito un impero a capo del mondo. Qual è il messaggio della profezia? Il messaggio annuncia la nascita della bambina Indaco. La bambina dovrà rispondere a tutte le domande. E chiunque ascolterà il suo messaggio acquisterà un potere illimitato. Ma se la bambina non viene ascoltata prima del termine del conto alla rovescia, l'umanità cesserà di esistere. Allora, che facciamo adesso? Dobbiamo portare la bambina Indaco a una sorgente di croma. Trasmetterà il suo messaggio e la profezia si compirà. Dove si trova la sorgente di croma? Ce ne sono solo tre conosciute sul pianeta. La più vicina si trova in una base militare chiamata Wishita. Ecco la base militare che... Wishita? È dove sono nato. I miei genitori erano scienziati, lavoravano per il governo. Questo allora spiega molte cose. Negli anni 50 fu scoperto un manufatto di origini non umane. Si trattava di una sorgente di croma. Dobbiamo portare la bambina Indaco a quella sorgente prima che perda altro tempo e muoia senza aver consegnato il suo messaggio. Quando partiamo? Tra 2 ore, il tempo necessario per preparare il veicolo e trovare abbastanza benzina. Probabilmente i clan degli Okra e dei Porpora vi aspetteranno a Wishita. Non si fermeranno di fronte a niente per impedirvi di unire la bambina con il manufatto. Ci prenderemo cura della bambina e le daremo un po' di croma per resistere. Ci sono alcuni materassi nel vagone lì dietro. Vi consiglio di riposare un po' prima di andare. Vi aspetta un lungo viaggio. Domani potrebbe essere l'ultimo giorno per la razza umana. Sì, sul finale il gioco tende un pochino così a velocizzare troppo le cose. Che l'hai visto? Cioè, siamo passati da dove stavo ancora cercando di capire tutto. Pum, all'improvviso il gioco. Sono stanco morto, Carla. Seguirò il consiglio di Bogart e dormirò un po'. Abbiamo visto la trasformazione. Non credo che riuscirò a dormire. Andrò a fare un giro, ti raggiungerò più tardi. Proprio in un lasso di tempo ristrettissimo. Forse questa è la mia critica che si può fare, non so, nemmeno dal punto di vista narrativo, cioè con questa velocità. Magari il gioco si dovrà prendere un po' più di tempo per dare a ogni cosa il suo spazio. Allora, vediamo Carla. Possiamo parlare con Preda? No, non possiamo parlare con Preda.
Come sta la bambina? Si è addormentata. È esausta. Ho fatto ciò che ho potuto, ma le serve subito una sorgente di croma. La bambina quindi non sta bene. Si sapeva. Ma vediamo se trovo una vita. Una vita. Ragazzi, oggi proprio l'italiano. Eccola qui, l'abbiamo trovata. Vite, abbiamo anche vite. Vite più. No, vite però plurale, giustamente. Però è bruttissimo sentire dire così, vabbè. Tanto la radio qui. Una vecchia radio. Se riuscissi a farla funzionare, forse potrei ascoltare le ultime notizie. Sembra in buono stato. Mi servono solo le batterie e un'antenna. Torce elettriche. Toglierò le batterie per far funzionare la radio. No. Oh, l'antenna sta di là. Comunque mi sa che oggi PlayStation Experience dei Game Awards non riesco a parlare. Mi servono delle batterie. Se metto a parlare dopo della storia non riesco a farvela seguire. Magari devo usare un gioco meno story driven, un gioco dove devo solo cazzeggiare come Titanfall, dove sarò liberissimo di parlare di quello che vuoi, perché quando siamo in multiplayer il gioco non lo devo mostrare, non dobbiamo seguire una storia. Ci sarà un pochino tranquillo da fare. Sarà l'occasione, non mi preoccupare però. Anche perché molte cose l'ho già detto sul forum, quindi magari se andate a riprendere, scusatemi, il thread riguardo The Game Awards, la mia opinione non ce la tenete. Anche se vorrei andare adesso, abbiamo 5 minuti liberi, dai. Magari ne approfitto, cerco di essere abbastanza veloce. Su The Game Awards, sarò brevissimo. L'evento in sé per sé non è stato male, cioè, sicuramente è stato meglio degli altri anni, dove secondo me l'evento era abbastanza dimenticabile. Anche le presentazioni, alcune erano abbastanza interessanti. Ecco, l'unica cosa che critico di Game Awards come World Premiere è il fatto che mi mette Rocket League, cioè il DLC gratuito di Rocket League come World Premiere, secondo me di una tristezza assoluta. Ma non perché Rocket League non merita, ma perché è un gioco di cui ormai sappiamo vita, morte e miracolo. Io queste cose qui toglierei, metterei un World Premiere più interessante. Per esempio, World Premiere di The Walking Dead Season 3. Anzi, è un gioco del telo, sappiamo cosa aspettarci. Cioè, che cavolo di World Premiere mi fai lì? Aspetta, che abbiamo trovato. Però, a parte queste piccole. Un filo di ferro. Piccoli problemi, diciamo, tra virgolette. Fungerà d'antenna per la radio. Le World Premiere, secondo me, comunque, sono state delle belle presentazioni. Perché abbiamo visto Mass Effect Andromeda, finalmente abbiamo visto qualcosa di un pochino più corposo. Abbiamo visto l'altro, come si chiama? Ah, mi sfugge il nome. Sono molto belle presentazioni che mi erano piaciute, però vabbè, adesso non mi ricordo. Ah, Zelda! Cioè, Zelda l'abbiamo visto un pochino di più. Insomma, qualcosa di interessante. E poi il trailer di Death Stranding, che alla fine non è niente del gioco, però è un trailer così interessante da vedere, perché comunque ti fa quel reveal impressionante, perché Kojima, ragazzi, che se ne dica, i trailer li sa fare e sa creare hype sul gioco, perché comunque tu in un videogioco mi metti Norman Reedus, Mads Mikkelsen, si dice così, si pronuncia così, Guillermo del Toro, si è svegliato senza corrente elettrica, cavolo, tanta mattina. Roba, no? I cittadini stanno ricavando legna da ardere ovunque riescano a trovarla nel tentativo di riscaldarsi. In pochi giorni il pianeta ritornerà all'età della pietra. Solo alcune città possono ancora contare. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di livello 1. L'esercito è stato dislocato in tutto il paese per evitare episodi di sciacallaggio e per proteggere coloro che non possono rimanere nelle loro case a causa del freddo. Centinaia di migliaia di uomini sono stati assegnati ai servizi di emergenza per poter...
Tutti gli oceani del pianeta sono ora quasi completamente congelati. L'oceano Atlantico si sta solidificando, mentre nel Pacifico solo poche centinaia di chilometri non sono ancora state coperte dal ghiaccio. Se la temperatura continua a scendere, è probabile... Credetemi quando dico che quest'ondata di freddo è la punizione divina per tutti i peccati! Io non sopporto più la nostra mancanza di fede, la malignità delle nostre azioni, per cui spazzerà via dal mondo gli indegni e verrà l'alba di una nuova era, proprio come con il diluvio di Noè. Non temete, fratelli, perché la volontà di Dio è possente ed egli sa esattamente cosa fare quando... L'Apocalisse. Abbiamo preso anche il trofeo. Sarà deciso però per sempre domani. A uscita. Va bene, ragazzi, io direi che possiamo andare. Sì, possiamo andare. Ok, adesso guardo un attimo Facebook del Tribe. E quindi insomma, come presentazione World Premiere sicuramente molto interessante. Vabbè, proseguiamo avanti nella storia, quindi basta parlare. Ne parleremo in modo più approfondito in un prossimo live. Adesso c'è la scena. Non dormi ancora? No, non riesco a rilassarmi. È difficile credere che tutto finirà domani, vero? Però a proposito, i campi, il gioco che diventa troppo foreste, veloce, no? Le città, il rapporto tra lui e Carla. Tutto sarà coperto di ghiaccio. Così in un attimo praticamente e cosa ci succederà? Si innamora. Sarà come se non fossimo mai esistiti. Come se nulla di importante fosse mai accaduto. Hai paura di morire? No, non più. Se domani moriremo entrambi, voglio che tu sappia una cosa. Mi dispiace che non ci siamo conosciuti in circostanze migliori. Forse se le cose fossero andate diversamente, questa scena è obbligatoria, non la puoi neanche evitare. Come congelate, come magari le tue labbra sono come ghiaccio. Puoi fare in altri giochi, in altri titoli. Ti amo, Lucas. Vedete? Passano dall'essere sconosciute al ti amo, così, in un attimo. Però c'è da dire una cosa, che i giochi Quantic Dream forse sono gli unici il sesso è giustificato, insieme forse alla saga di Mass Effect e non so che altro. Cioè, le stesse scene non le vediamo mai, Quantic Dream ce le mette sempre e le giustifica sempre. Questa è la cosa importante, perché ci devono essere, anche come a livello di come maturazione del media videoludico, ci devono essere queste scene, è giusto che ci siano, però deve essere giustificato, non devono essere campate in aria così. Tanto qualcuno chiacchiera di qua, vediamo che succede. Sapeva che l'hangar sarebbe andato a fuoco, John, ne sono certa. Ma non è stato lui ad appiccare l'incendio. Ascolta, Mary, questo non è possibile. E tu lo sai. Nessuno può vedere gli eventi prima che accadano. Quel manufatto ha emesso una sorta di radiazione di cui non conosciamo ancora la natura. Forse ha mutato qualcosa in Lucas. Ma cosa stai dicendo, Mary? Abbiamo analizzato chiunque si fosse avvicinato a quella cosa e i risultati sono stati tutti nella norma. Non capisci? Se fosse stato il manufatto, saremmo stati tutti colpiti dalle radiazioni e avremmo quei poteri. C'è una differenza, John. Ero incinta di Lucas quando sono andata lì per la prima volta. Lucas è stato colpito dalle radiazioni del manufatto quando era ancora in grembo. Tutto questo è ridicolo, Mary. Ho sentito troppo. Io faccio una passeggiata, tu calmati. Lucas! Cosa ci fai? Lucas! Lucas!
finito il gioco. Non ce la facciamo a finirlo. Qui c'è l'hangar. La base sembra abbandonata. Siamo arrivati prima dell'oracolo e del clan dei Porpora. Non sono molto lontani. Sento la loro presenza. Jade ha perso conoscenza. È quasi alla fine. Non abbiamo molto tempo. Sei sicuro di non volere che venga con te? Non so che cosa accadrà, Carla. Non voglio mettere a repentaglio la tua vita. Ho bisogno di te. Stai attento. Se non mi vedi arrivare fra un quarto d'ora, torna da dove siamo venuti. Bogart ti proteggerà. Oddio, non così. Leggermente alta. Devo dire l'idea che a me un remake di Fahrenheit fatto con la tecnologia odierna non mi dispiacerebbe affatto, e magari non fatto da Quantic Dream, che le fasi action le fa tutte con i temi vento, ma un'avventura, un action adventure, uno classico, la butto lì alla Naughty Dog. Non mi dispiace, eh? Con le fasi giocate fatte bene, le fasi action in cui combatti, integrare bene, devo dire la verità, non è un'idea che rifiuto, eh? Anzi. Chi è? Per 2000. Per 2000 anni ho atteso questo momento. Il momento in cui il mistero si sarebbe rivelato a me. La risposta a tutte le domande. E sei tu ad avermi portato la bambina Indaco. Che ironia, non so. Il clan degli Okra renderà schiava tutta l'umanità se conoscerà il segreto. Che differenza fa? Abbiamo già il controllo del mondo, Lucas. La bambina ci darà il potere supremo. Saremo uguali agli dèi. Non ti darò mai la bambina. Il tuo ruolo è finito. Ora puoi scomparire dal gioco. Grazie davvero per tutto quello che hai fatto per noi. Dai. Ragazzi, vedete, praticamente mi mancano i capelli da Super Saiyan e siamo lì. Vedete, sta potenziando, ha un'aura potentissima, ci manca Junior che dice. E Vegeta, it's over 9000. Però c'è il suo perché, io lo continuo a dire, ragazzi. Mi ricordo un Digimon, quello là era con la seconda serie di Digimon, quello blu con la tuta dorata, fantastico, tutto illuminato qui, tutta la luce addosso. Ok, e uno è andato.
è diventato potentissimo. Porcare. Sei più ostinato di quanto pensassi. Ma la partita è finita. Tu e la tua razza avete perso. Le vostre specie inferiori si estingueranno, come i dinosauri prima di voi. Noi, le intelligenze artificiali, saremo la nuova razza dominante di questo pianeta. Grazie al segreto della bambina, avremo l'onniscienza. Saremo più potenti degli dèi. Stancando, mi sta venendo un'artrite alle mani. Panni di Carla, dovremmo tornare. C'era un'altra scena con lei, invece no. È finito, ragazzi. 3 live. Siamo stati pure brevi quei tempi, perché pensavo di fare le 11:30, invece no, sono le 11 e qualche minuto, quindi giusto un live di 2 orette circa. Il freddo svanì così com'era arrivato, in silenzio, come se la bambina Indaco avesse girato la clessidra consegnando il suo messaggio. Era tutto uguale a prima. Immagino che rappresenti il minore dei mali. L'oracolo e il clan degli Okra tornarono nei loro luoghi di potere nel governo segreto del mondo, mentre il clan dei Porpora ritornò a darci la caccia sulla rete. Dovrei essere felice, almeno così credo. Vivo con Carla da 3 mesi. Lei è la cosa migliore che mi sia capitata da molto tempo. Ieri mi ha detto di essere incinta. Deve essere accaduto quella notte alla base sotterranea di Bogart. Ciò significa che nostro figlio è stato irradiato dal croma a Wichita, proprio come accadde a me nel grembo di mia madre. Non so cosa succederà adesso. Sono l'unico custode del più grande segreto dell'universo. Cosa farò con tutto questo potere? Dimenticarlo? Metterlo al servizio dell'umanità? Non ho mai sognato di essere un dio. Desideravo solo vivere la mia vita come chiunque altro, con mia moglie e mio figlio. Ho paura che il destino abbia in serbo un altro finale per me. A cosa pensi, Lucas? Oh, a niente. Proprio a niente. E va bene. È andato. Dai, siamo riusciti a finire una serie, dai. Ma l'impresa sarà finire la serie su Batman. Quella sarà un'impresa, perché è veramente grossa da fare. Non tanto con Arkham Asylum, ma con Arkham City sarà tosta. Va bene. Fatemi chiudere prima che YouTube mi rompa le scatole. Con... Vabbè, ormai la canzone è partita, non posso fare niente. E nulla, ragazzi.
già so che YouTube mi romperà le scatole per la canzone, quindi fino ad ora mi è andata bene. Ragazzi, questo era Fahrenheit, io spero che vi sia piaciuto. Siamo riusciti a finire una serie. Adesso l'obiettivo è finire quella di Battlefield, che è quella più fattibile nel breve tempo. E poi magari iniziamo Alan Wake. Più sotto intorno al intorno alle vigilia, se non addirittura il pomeriggio della vigilia. Perché un giorno prima, insomma. Settimana prossima, credo. Che altro dici? Il gioco è come lo ricordavo, quindi cioè, è sempre una bella esperienza da fare. Secondo me Fahrenheit, nonostante che qualcuno abbia questo grande problema narrativo, è un gioco che io consiglio a tutti, perché è uno di quei titoli che va provato almeno una volta. Secondo me è un gioco di culto, quindi se ne avete l'occasione, se non l'avete giocato a suo tempo, amate le avventure di Cage, o più in generale amate i titoli di Quantic Dream, insomma i giochi di quel genere, appartenenti a quel genere, secondo me è un gioco da giocare, da provare almeno una volta. Se non lo prendete a prezzo pieno con PlayStation Store, magari si farà un'offerta, spesso viene messo in offerta, quindi da buttargli un 5-6 per tempo non deve valere la pena. Anche perché nonostante il gioco sia invecchiato un poco, anche graficamente il gioco è invecchiato, anche come meccaniche, il gioco proprio non direi, il gioco è sempre. Bella la canzone però, secondo me è da provare assolutamente. Io l'ho giocato per dopo tanti anni, con grandissimo piacere, mi sono divertito, è stato bello farci live. Credo l'ho finito, questa credo sia stata la quarta volta che l'ho finito, le altre tre volte sono state tanti anni fa. Tra l'altro il gioco dove la vittura, se non mi sbaglio, c'è anche il secondo finale, in cui praticamente invece dell'albero bello col sole e tutto il resto è tutto innevato, quindi il mondo arriva alla vittura. E niente ragazzi, ci finiscono i titoli di coda e ci vediamo in live. Ci vediamo domani, vi ricordo gli appuntamenti. Domani The Walking Dead, no, The Walking Dead, Batman di Telltale. Non vi posso ancora dire l'ora, semplicemente perché non so a che ora lo metterò disponibile su PlayStation Store. Lo metterò in prima mattinata, perché lo scarico subito e nel pomeriggio facciamo il live. Nel caso invece di decidere lo metto disponibile per download tardi, io mi comporto così: domani pomeriggio faccio Titanfall 2 e mercoledì pomeriggio o mercoledì sera faccio Batman. Ci regoliamo così. Cioè, senso, ma dovrebbe essere finito, non ricordo. Prima erano molto più brevi, se vi ricordo, eh? Adesso invece sono lunghi chilometri. Le canzoni sono No Surprise dei Theory of Delma. Say Goodbye sempre Theory of Delma. Non so se l'ho sentito già su. Cioè, non mi è nuovo il nome. Però non ricordo se ho sentito qualche altra canzone di questo gruppo. E dai, io adesso direi di chiudere. Aspettiamo che finiscono i giri di coda, no? E mentre aspettiamo che un attimo adesso sono finiti, perché la colonna sonora di Fahrenheit comunque è bella, a me piace tanto. Eccolo qua, finito.
Ha vinto pure il trofeino. Sempre bello vincere il trofeo. E nulla. Farei vedere una cosa. Vedete solo un'ultima cosa. Sì, adesso stanno i punti, ecco quale comprare i bozzetti e tutto il resto. Ne voglio comprare giusto uno perché forse mi danno il trofeo. Vediamo, no. Compriamo trofei random, bozzetti random. Ah, il ballo di Sam, vabbè. Ah, qui ci sono i doppiatori inglesi. Oh, carini questi filmati. Vabbè. Il motion capture. Vabbè. Dai, chiudiamo qui. Sono pure le canzoni. Ragazzi, io vi saluto qui, vi ringrazio per avermi seguito. Siamo riusciti a finire una serie. Presto ne inizierò un'altra. Prima però cerchiamo di finirne almeno un'ultima, che è quella di Battlefield 1. Non so quando la finirò, ma in settimana secondo me un altro live ci scappa. E dai, niente, io vi auguro buona serata, buonanotte se andate a dormire, ovviamente buon proseguimento di serata, e ci vediamo domani con Batman o con Titanfall 2. Come sempre, quando tarda mattinata troverete sicuramente la news dedicata appunto al live, così saprete cosa vi farò vedere e saprete anche l'orario. Ciao a tutti!